Siamo nuovamente collegati con la piscina centrale dell'Hotel Helios di Noto Marina per l'ultima parte della nostra trasmissione Estate con noi. L'ultima parte che determinerà la vittoria di una delle due squadre. Vi ricordo, i Macaco provvisoriamente stanno vincendo contro i Marineros. Però vi devo subito annunciare il terzo gioco, che poi è anche il penultimo della nostra serata. Ed è il gioco condotto sempre abilmente da Salvo Playa, che ci introduce appunto il gioco della catena. E allora, eccoci pronti per il terzo gioco, sempre vi ricordo Marineros contro Macaco. Il gioco della catena è un gioco molto 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 particolare. Allora, i concorrenti sono già pronti. Spieghiamo un pochettino in che cosa consiste il gioco, a loro e sempre anche a voi che siete a casa. Abbiamo preso una rappresentanza della squadra dei Marineros e una rappresentanza della squadra dei Macaco. Bene, con tutto quello, intanto per cominciare voglio chiedere, siete disposti a tutto? Dico, pur di vincere siete disposti a tutto. E allora, attenzione, tempo massimo, 2 minuti e mezzo. Dovete fare la catena più lunga possibile solo... dico solo ed esclusivamente con quello che avete addosso. Ripeto, collane, bracciali, anelli, patente, soldi, tutto quello che avete addosso, la catena, possibilmente la catena più lunga. Va bene? Chi vince questo gioco, chi farà la catena più lunga, chiaramente si aggiudica questo terzo gioco. Allora, siamo pronti? Maurizio al suo posto, Rashid pure. Pronti? I cappelli non vagano, quelli rimangono in testa per distinguere i giocatori. 3. Certo, poi lo mettete. Attenzione, 3, 2, 1, via! Puntiamo l'orologio. Forza, 2 minuti e mezzo di tempo per spogliarsi, per mettere tutto quello che avete, la catena più lunga possibile. Ecco, pronti, siamo in clima. Ecco, la cinta, bravo, la cinta, le scarpe, le calze, che c'è. Forza, tutto, la catena, guarda questa qua, mamma mia, forza, la catena, la catena, la catena, la fila. Uniamoli bene, perché se no, la catena si interrompe. Uniamoli, Maurizio, uniamoli, controlliamo. Un paio di scarpe, ho trovato un paio di scarpe, di chi sono? Reggiseno, chi ce l'ha Reggiseno? Forza, gli anelli, orologi, si arriva, si ritorna, le scarpe, ci sono scarpe là, forza, ritornare dall'altra parte non appena si arriva. Ecco, giriamo, basta, ora di là, si ritorna indietro, sa. Va bene, spostarsi, bravi, attenzione, avete ancora del tempo, c'è ancora del tempo. Ci avete più niente addosso, non hanno più niente. Laccio del costume, niente, non ce la fa lo stesso, non ce la fa l'anello. Guardate, pure gli anelli si è tolta quella, gli anelli, è incredibile. Il laccio del costume, attenzione, stiamo finendo. Attenzione, abbiamo messo il laccio, vale, forza, il laccio, continua, laccio del costume, certo, ancora 30 secondi, laccio del costume, bravo, attenzione, ancora 20, 19, 18, per togliere il laccio del costume, tutto quello che avete addosso, potete utilizzare solo ed esclusivamente quello che avete addosso. Attenzione, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora vince questo gioco della catena, Salvo, conquista il primo punto della serata, la squadra dei Marineros. Il nostro spettacolo prosegue, il nostro programma prosegue con un numero eccezionale ed è l'ultimo gioco della nostra serata, è anche il primo gioco che facciamo nell'acqua, in piscina. Io desidero scambiare qualche parola con uno di questi. Ci sediamo un po', lei è stanco, venga, si accomodi qua vicino a me. Lei come si chiama? Franco. Di dov'è? Caltanissetta. Caltanissetta, tutti siciliani qui, forza, provi di Caltanissetta? Prefisso 0934? Sì. Il suo numero di casa lo vuole dare? No, non lo dia.
perché magari c'è qualcuno che poi potrebbe cercarla, dice ma perché sei andato lì? Mentre abbiamo visto e abbiamo ammirato il suo numero insieme, lei mi pare il macaco, sì, sì. Però... Insomma, potevamo anche vincere perché insomma è stato per questione di poco, non per altro. Lei doveva sollecitare qualche bella ragazza a sfogliarsi di più? Certo, ma non mi trovo nelle condizioni di poterlo fare. Lui no, però è un'altra bella ragazza, poteva farlo. Intanto noi siamo qui comodamente seduti mentre Salvo dovrà scegliere altra gente, altri concorrenti per l'ultimo gioco. Ripeto, un gioco che faremo nell'acqua ed è il gioco dei lancieri del surf. E allora eccoci giunti all'ultima prova, e quella decisiva, perché vi ricordo che questa ultima prova vale 2 punti. Abbiamo chiamato quest'ultimo gioco i lancieri del surf, perché adesso vedrete quello che succederà in piscina. Si affronteranno la squadra dei macaco, o meglio una rappresentanza della squadra dei macaco contro una rappresentanza della squadra dei marineros, e per la precisione 2 donne e 2 uomini. La prima persona che cade in acqua chiaramente perde e il punto va alla squadra avversaria. Forse nella spiegazione sono stato un po' così confusionario, ma adesso andiamo a vedere il gioco, che è molto semplice e molto facile da capire. Allora avviciniamoci al centro della vasca, ecco, vediamo le 2 squadre pronte al centro della vasca, la squadra dei macaco e la squadra dei marineros, e il primo scontro avviene tra 2 donne. E allora attenzione, come vedete abbiamo 3 persone in acqua, 2 uomini e una donna che tengono la tavola, e una donna sulla tavola munita di scudo e lancia, cioè lancia per modo di dire, perché è un aggeggio che noi abbiamo fabbricato per evitare appunto che si facessero anche male. Attenzione, la prima che cade in acqua perde e quindi il punto va alla squadra avversaria. Attenzione, 3, 2, 1, via! Via il combattimento tra queste 2 donne. Vi ricordo di spingere, forza! Ecco al centro vasca, al centro vasca, attenzione! C'è, no, no, non dare colpi, spingere, solo spingere, 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 solo spingere, ecco, bravi, c'è la concorrente dei macaco, è caduta, vi ricordo, primo punto va alla squadra dei marineros, allora a questo punto siamo quasi pronti, vi ricordo che chi vince questa squadra, chi vince questo gioco conquisterà 2 punti. Quindi è un gioco decisivo. Sono 4 manche, infatti tutti e 4 faranno questo gioco, tutti e 4 faranno questo gioco, e vedremo alla fine chi conquista più punti. Pronti? 3, 2, 1, via! Via, forza! Forza! Attenzione, si avvicina al centro della piscina! Pronti? Avanti! Via! Colpiamo! Ah! Attenzione, attenzione, si gioca anche sull'equilibrio della forza, non con lo scudo, con le lance, con le lance, con le lance, arbitro, allora l'arbitro Maurizio da parte mi dice che siccome la concorrente dei marineros ha perso lo scudo, allora il punto va alla squadra dei macaco. Ok, 1 pari. 1 pari perché la squadra dei marineros ha perso lo scudo. Eccoci pronti per la 3ª manche. Abbiamo visto le 2 donne prima, il punteggio è finito in parità, 1 punto per i marineros, 1 punto per i macaco. A questo punto abbiamo, gioco di parole col punto, abbiamo 2 uomini pronti al combattimento. Attenzione, 3, 2, 1, via! Forza! Vediamo questo combattimento tra 2, mamma mia, che vai già giù! Tra 2 super uomini, guardate questi rappresentanti, questi lancieri del surf, lancieri uniti di scudo, spada, elmetto e tavola. Pronto lo scontro, via! Primo colpo a vuoto! Appoggia e spara, suggeriscono di qua, appoggia e spara, attenzione, non è... Oh.
E allora, esultanza. Attenzione, esultanza dalla parte dei Macaco, perché questo punto se la giudica la squadra dei Macaco, allora siamo 2-1. Attenzione, si può sempre pareggiare e se dovesse finire in parità daremo 2 punti a squadra. Via! Forza! Chiaramente danno i consigli che devono dare, stai più al centro, stai più avanti. Forza, attenzione, scontro finale. Più avanti. Forza, al centro piscina. E la squadra sposta di indietro. Attenzione. Appoggia. Vai. Appoggia di... Via. Attenzione. Aspettiamo però il responso dell'arbitro, che c'è stata un'invasione di campo. Allora, c'è stato il punto da... Sì. Ai Macaco, perché invasione! E allora, ha invaso la tavola, e allora vince questo ultimo gioco la squadra dei Macaco. E allora, Salvo, assegniamo gli ultimi 2 punti alla squadra dei Macaco e a questo punto andiamo a finire questa serata con la vittoria. Venite qua, tutti qua. Una puntata esplosiva, finalmente abbiamo conosciuto il nome della squadra vincente. È stata una puntata combattiva, ma i Macaco sono riusciti a portare in vantaggio i loro colori, che era il colore rosso, per i Macaco. Il colore rosso dei Macaco, che ha stravinto questa prima puntata, nettamente dominato anche l'ultimo gioco. Se lo sono aggiudicati alla grande, quindi i 2 punti l'hanno ampiamente meritato. Però io ricordo anche per i Marineros sconfitti, si fa per dire, perché siamo tutti qua in vacanza, ci divertiamo. L'importante, ecco l'applauso spontaneo. Ci siamo veramente divertiti. Dei Macaco, che è così, l'importante è partecipare, l'importante è divertirsi, l'importante insomma stare insieme. Bene, benissimo. Infatti estate con noi ha solamente questo spirito per quanto riguarda i nostri giochi e anche per quanto riguarda lo spettacolo. E sento in sottofondo la nostra sigla che ci dice che dobbiamo salutare i nostri telespettatori, però abbiamo la classica ciliegina sulla torta, la classica ciliegina finale, perché appunto per il finale abbiamo preparato i saluti che sono caratteristici dell'Hotel Helios. Salvo Playa mi diceva prima nelle prove che questi saluti li troverete soltanto ed esclusivamente qui all'Hotel Helios. Questa è una nostra caratteristica, perché tutte le sere dopo lo spettacolo, dopo i giochi, facciamo questo baro del villaggio su una bella musichetta molto orecchiabile, con dei movimenti molto semplici che la gente impara subito e che porta con sé durante magari l'inverno, e ogni volta che sentirà sta musica penserà all'Helios, penserà a questa stagione. Insomma, adesso vedrai. Bene, perché neanche tu la conosci, no, è una sorpresa anche per te. Però la ballerò insieme ai tuoi comandi. Intanto ai telespettatori diciamo grazie, l'appuntamento è per la prossima settimana. Fra 7 giorni saremo nuovamente qui in collegamento con l'Hotel Helios per un'altra puntata d'eccezione, un'altra puntata esplosiva. Per intanto è tutto, grazie, buonanotte, ciao! Ciao, buonanotte a tutti. E allora, tutti insieme, il ballo del villaggio, forza, tutti qua. Zade, oh. Daylight come and me one go. Work all night on a drink of rum. Banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come. 7 foot.